Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill 3. Nell'ultima puntata abbiamo visto proprio le fasi iniziali, introduttive del gioco. Abbiamo visto come Silent Hill 3 è iniziato nella stessa identica maniera di Silent Hill 1. E se vogliamo anche un po' Silent Hill 2, perché abbiamo visto come entrambi i giochi, Silent Hill 3 e Silent Hill 1, iniziassero in un sogno in cui poi il sognatore, il protagonista, moriva in due modi diversi, in posti diversi, ma comunque il succo era quello, e poi si risvegliava in un posto dove si mangia. Harry in una tavola calda, Heather in questo caso in una specie di fast food, all'Happy Burger. Ma guarda caso, il posto che visitiamo subito dopo è proprio un bagno pubblico, esattamente come il primo posto che visitiamo su Silent Hill 2. In realtà non lo so se è una coincidenza o no questa, non credo, ma le similitudini tra questo capitolo sono più con Silent Hill 1 che con Silent Hill 2. Ma vedremo poi giocando. Adesso non dimentichiamoci che qua fuori c'è un detective che ci aspetta e che non vede l'ora di parlare della nostra nascita, anzi ci deve parlare, sembra molto importante, molto urgente la cosa, quindi non facciamogli perdere tempo e andiamo a patti che Heather si decida a parlare. Quello che volevo farvi notare è che questo bagno è estremamente diverso dal bagno di Silent Hill 2. Ovviamente direte voi, è un altro bagno, ok? Io intendo lo stile, ok? Non è decadente, non è distrutto, non è antico, non è abbandonato. È nuovo, è bello, bagno normale, un bagno pubblico, ad eccezione di questo simbolo. Usciamo. Quell'investigatore anzianotto è lì fuori, meglio non uscire. Ok. Proprio non vuole parlarci questo tipo. Allora diamo un'occhiata, tipo, a tutti i bagni. Magari troviamo qualcosa di interessante. Mi sa che dentro c'è qualcuno. Ok, allora usciamo dalla finestra. Cioè, addirittura, pur di non parlare con quell'investigatore anzianotto, Heather è scappata dalla finestra. Oh, la strada è bloccata da scatole vuote e altra roba, non riesco a passare. Vediamo l'inventario, non abbiamo ancora guardato l'inventario, ma non dovremmo avere niente, solamente il coltello. È un coltello a serramanico per difesa personale, non ne ho mai usato uno, ma non si sa mai. Non abbiamo scorte. Oggetti abbiamo, fermi tutti, perché abbiamo due oggettini. Abbiamo un ciondolo, l'abbiamo visto nel filmato. Papà me lo diede per il mio compleanno, è uno dei miei tesori più cari. Ciondolo particolare, esaminiamolo. Dentro c'è un gioiello, come una specie di pietra rossa. Questo è un ciondolo molto particolare. Si vede subito. Chiavi di casa, sono le chiavi di casa mia. Sulla chiave c'è inciso appartamento Villa Daisy, 102. Ok, quindi sappiamo anche dove vive. Probabilmente è lì che dovremmo dirigerci adesso, perché Harry ci sta aspettando. Rientriamo da qui prima, vediamo la fine del vicolo. Ma è bloccato da un furgone, quindi non andiamo da nessuna parte. Beh, questo facilita le cose, forse dovrei girarci attorno, ma non importa. Ok, dove siamo qui? Siamo nella zona dei magazzini del centro commerciale. La serratura è rotta. Questo è proprio uno standard di Silent Hill, le serrature rotte ovunque. Guarda avanti, please. Non sembra un luogo pericoloso, ma insomma. Sì, credo che siamo tipo nella zona dipendenti del centro commerciale. C'è molta roba fissa qui, ma niente di utile. Ok, da qua probabilmente rientriamo, quindi diamo un'occhiatina in giro, ormai che siamo qui. La serratura è rotta. La porta dell'armadietto non si apre, meglio lasciar perdere. Tutte rotte. Qua. È chiuso. Rotta. Immagino rotta. Te pareva? Nulla di importante nella lavagnetta. E qui un'altra porta. Prendiamo questa. Secondo me questa è aperta. Quindi io andrei prima a provare l'altra per vedere se è aperta, ma credo proprio di no a questo punto. E infatti è bloccata.
chiuso. Eh sì, l'unica strada che abbiamo è questa, per forza, altrimenti siamo bloccati qui. Rieccoci nel centro commerciale, ma vediamo subito che è cambiato qualcosa. Non era così prima al centro, guardate, piante a terra, ruggine in giro, o comunque sporcizia varia. E le persone, il vocio, sembrano distanti, offuscati, come bloccati da qualcosa. Qui è tutto chiuso, ovviamente. Abbiamo incontrato, davvero forse questa volta, per la prima volta, un nemico di Silent Hill 3. E avete notato subito una differenza? I nemici, come vi avevo detto, questa volta sono molto più pericolosi e temibili. Questo è il primo nemico che troviamo, è grosso, è gigante e si è assorbito un intero caricatore della pistola da 9 mm prima di andare giù. Capite quello che vi dicevo? Pensate cosa ci aspetta dopo se questo è il primo nemico. Vi ricordate, no? Quando vi dicevo del combat system? Sicuramente non è umano, non ho mai sentito di un animale simile. Di certo non è un vestito. Per quanto possa sembrare strano, un mostro è l'unico modo di descriverlo. Ma non credo di essere impazzita. Comincia già a dubitare della sua sanità mentale, Heather. E guardate le tracce di sangue che lasciamo solo dal piede, dal piede destro. È un mostro molto particolare, da guardare sicuramente, da osservare. Guardate, tipo, le braccia sono tipo delle protuberanze orribili con l'osso esposto addirittura. E la testa era tubolare con una specie di bocca verticale davanti. Come al solito, Masahiro Ito si è dato da fare qui, simbolismi a go-go proprio, a go-go. Non è per noi però il momento di iniziare già da ora a scervellarci, perché se nel 2 erano, secondo me, più facili da intuire questi simbolismi, nel 3 la cosa è un più vaga o forse, ecco, più difficile da decifrare. Quindi sì, certo, teneteli a mente, guardateli bene, se vi viene in mente qualcosa ovviamente scrivetemelo pure, perché mi fa sempre piacere leggere le vostre teorie, le vostre considerazioni, ma questa volta, ecco, vi avverto che non sarà così facile all'inizio capire che cosa rappresentano questi nemici. I vestiti mi piacciono anche, ma questo non è proprio il momento, oddio, direi, allora, si stava mangiando un essere umano. Guarda avanti, per favore. E qui c'è stato un combattimento, sono cadute mensole e tutto. Una donna si stava mangiando. Si vede da qui che è roba morta. Forse dovrei chiamare la polizia? Non che mi crederebbero se gli dico che qualcuno è stato ammazzato da un mostro. Quello è vero, però sì, decisamente con un cadavere dovresti, insomma. Questo è un camerino, non ho bisogno di entrarci, ok? Ok. Quindi ce ne andiamo passando dal retro. Diamo un occhio alla pistola, ovviamente è scarica. Eh già. Ha 10 colpi, è piccola, non molto potente, ma facile da usare.
Essendo scarica, è meglio se ci teniamo il nostro coltello. Oh, cosa mi stavo perdendo? Proiettili per pistola, proiettili per pistola. Ricarichiamola da qui. Quanti colpi abbiamo? Maledizione, sto aprendo questo menu 40 volte di già. Ok, quindi una scatola è da 10. Abbiamo un caricatore dentro e uno di riserva. Controlliamo che non ci sia altro che mi sono perso. No, direi di no. La cassa? Ormai che ci siamo, scusa. Non vedo niente di speciale sul bancone. Sta folli. E da qui usciamo. Ok, non ho idea di dove siamo spuntati perché non abbiamo la mappa. Ma questa credo che sia. Ok, la porta vetri bloccata dall'altro lato. Quindi stiamo facendo il giro. Abbiamo un corridoio. Ascensori, exit. Fogli qui. La mappa. Central Square Shopping Center. Dov'è? Possiamo vedere. Ho la mappa del centro commerciale. Voglio vedere se si vede l'Happy Burger. Ma no, non credo sia segnato. Vediamo. No, no, non è segnato. E come potete vedere, cioè, si parte subito alla grande. Proprio abbiamo un centro commerciale intero da esplorare. Palesemente la prima area di gioco. C'è un ma. C'è un ma. Noi ci siamo abituati bene. Nel primo Silent Hill e nel secondo avevamo una quantità di roba da esplorare incredibile, andare a zonzo per la città era bellissimo. Purtroppo devo avvertirvi che questo non succederà in Silent Hill 3. Non avremo quella sorta di free roaming, di tra virgolette open world, ok? Non potremo andarcene a zonzo per Silent Hill e la nostra esperienza di gioco sarà molto più sui binari. È tutto molto più pilotato, sempre per il solito motivo che già conosciamo. Poche persone, pochi soldi e bisognava ridurre le cose. La porta dell'armadietto non si apre. Vabbè, proviamo exit. Vediamo se possiamo uscire. Oh, sì. Aspetta lì. Qui andiamo nelle scale. Torna dentro. Controlliamo tutto questo corridoio. Rotta. Rotta. Forse è tutto rotto qui. Tutto rotto, ok. Quindi solo per le scale possiamo andare. Vedete? Anche qui. Guardate un po' che roba. Abbiamo sì un intero centro commerciale. Ma guardate le porte, cioè veramente tutte chiuse, tutte per ora, proprio tutte. Non sarà sempre così, ovviamente questo è perché è proprio l'inizio, ma comunque è molto molto più ristretto dei Silent Hill a cui siamo abituati. È troppo difficile passare di qui con tutte queste scatole e questi pallet. Beh, la miseria però. Non so se possiamo interagire, no, non lo guarda. Come in tutti i Silent Hill, ovviamente, per vedere se possiamo raccogliere qualcosa o comunque interagire, basta guardare la testa del personaggio. Si gira e guarda le cose che possiamo raccogliere o interagire. Questo è sempre stato così sin dal primo Silent Hill, è una cosa molto figa e molto utile. Oh merda. Guarda avanti, Heather. Rotta. Rotta. Non perdiamoci in combattimenti inutili. Risparmiamo proiettili per quando ci serviranno davvero. Madonna, ma veloce! Una foto di una donna. Rotta. Rotta. Apri. Ok, qui si entra. Ecco, questo per esempio è dove dovremmo combattere. Non so se usare il coltello o sparare. Spariamo. Ok, uccidiamolo prima che si rialzi. Vedete la quantità di calci che bisogna dargli? Ho degli scarti di carne. Diamogli uno. Nient'altro. Munizioni tipo, cure. C'è molta roba, ma niente che può sembrare utile. Miseria. Gradivo. Oh, qui sta guardando qualcosa. La porta o questi fogli? La porta. La porta, la porta. Indubbiamente la porta. Diamo un occhio a quegli scarti di carne. Saranno gli oggetti? No. Scorte? Scarti di carne, carne secca ed alterata. A volte basta questa per distrarre i mostri. È per cani, quindi mi immagino che vada bene. Per cosa?
Ricarichiamo. Ok, anche da qua dovrebbe aver funzionato. Perfetto. Quindi abbiamo un caricatore e 4 colpi di riserva. E della carne per cani che poteva. C'è anche questa per terra, posso prendere? No. Potevamo forse anche evitare di sparare a questo cagnaccio. Forse potevamo evitare. Adesso qui fuori abbiamo quell'affarino. Ok, però questa volta è lontano da noi. Un'altra storeroom. Qui vedo già scorte. Ok, una save room questa. Due bevande salutari e i proiettili. Ottimissimo. Abbiamo lasciato, eh sì, abbiamo lasciato una porta nella parte di sopra. Ups, io volevo muovere una. Ecco, con il mouse si dovrebbe vedere. Ok, abbiamo lasciato questa porta qua e questo corridoio perché c'era quell'animalaccio qua. Quindi abbiamo due chance. Queste due porte che comunque non. O ci troviamo cose, quindi vale la pena esplorarle, ma ho il dubbio che siano chiuse. Ma comunque vada, dobbiamo dirigerci qui, per forza. Ci dovremo confrontare con quell'affare. C'è qualcosa lì sotto. Una chiave. È caduto qualcosa tra il tavolo e il pavimento. Mi sa che era una chiave. Se solo avessi le braccia un po' più lunghe ci arriverei. Sul tavolo c'è una moneta di. C'è una montagna di scatoloni, pieni di libri. Non ci penso nemmeno a spostarli. Quindi ci serve qualcosa di lungo per raggiungere la chiave. Ci sono delle scatole. Salviamo per sicurezza. È come un cerchio magico di cui ricordo di aver letto in un libro di magia nera. È perché ne ho letto in quel libro che mi sembra di riconoscerlo? No, non è così, non è il libro. È dall'altare. Altare, ma cosa mi viene in mente? Vedete? Eder, vi ricordate? Ovviamente lo ridico di nuovo. Stanno per arrivare degli spoiler, quindi se non avete visto Silent Hill 1, stoppate qua e andate a guardarvi prima tutto Silent Hill 1, altrimenti vi rovinate un gioco bellissimo, ok? Vado con gli spoiler. Vi ricordate com'è nata Aether? Aether è la scissione tra Alissa e Cheryl, ok? Che si sono le due entità si sono separate e hanno dato alla luce una nuova bambina, un nuovo essere vivente privo della divinità al suo interno, ok? Quindi lei, in una certa parte, vediamo che mantiene ancora i ricordi di Alissa, perché Alissa ne sapeva di questa roba qua. Sua madre era proprio una dei membri di spicco del culto di Silent Hill, quindi Ed era ancora delle memorie sepolte nel subconscio. Okay, controlliamo velocemente queste due porte. Questa sembra tipo aprimi. No, è rotta. Ok, dobbiamo andare per forza dalla bestiaccia bipede, di cui non ricordo il nome. Poi andrò a controllare. E non so se la carne funziona contro di lui, ma comunque non penso ce ne sia bisogno. Guarda avanti, Eden. Vieni. Via. Controlliamo la stanza che ho toppato, che era questa, rotta. Rotta. Ok, secondo piano del centro commerciale sentiamo già altri esseri. Qua abbiamo Sunshine Princess. Oh, porca miseria. Helen's Bakery. Entriamo dentro. Oh, un attimo di quiete, è una panetteria. Un paio di pinze. Queste potrebbero aiutarci a prendere la chiave. È pane, ma non ho molta fame. Dunque, perché preoccuparmene? Trovassimo qualcos'altro di utile. Sta guardando qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Helen's Bakery, crispy toasted bread, right to your very door. Everything on sale.
C'è un volantino. Pane tostato croccante a domicilio, tutto in vendita. Il panificio di Helen. Ok, questa cosa non ci aiuta, ma non ci sono dipendenti in giro. Chissà dove sono andati tutti. Ci sono dei mostri in giro, voglio dire. O sono morti o sono scappati, Ok, ridiamo un'occhiata alla mappa. Quindi qua c'è la panetteria, possiamo procedere a sinistra, ma non abbiamo porte se non i bagni. Perché vedete qua non c'è neanche un ingresso e neanche di qua. Dovremmo fare tutto il giro, andare verso le scale mobili, ma probabilmente qui sarà chiuso per qua. A parte che neanche qua ci segna l'ingresso e c'era una porta qui, neanche qui ci segna l'ingresso. Ok, probabilmente ci sono gli ingressi. Ok, andiamo a vedere. Pronti? Si scappa, ovviamente. Madonna, ma veloce. Boutique Marguerite. Porta rotta. Tutto chiuso, chiuso, chiuso. Caffè Paradise Noon. La serratura è rotta, non posso aprire la porta. My Best Seller. È chiuso. Oh, c'è una catena però, questo si apre. Natalie Shows. Oh, cazzo! Bluebell, Sunshine Princess. Ok, non andiamo da nessuna parte, quindi torniamo dentro e prendiamo quella chiave con le pinze. Vieni, bravissimo. Ed i mostri sono molto più forti, ma molto più lenti, ad esclusione dei cani. Qual era la porta apribile? Questa? Sì. Di nuovo sentiamo qualcuno camminare sopra di noi molto pesantemente, quindi qui vediamo. No, più sopra. Credo qui a sto punto, credo qui, anche se a regola in Silent Hill le cartine sono precise, quindi noi siamo qui sotto, ma può darsi che sia questa stanza qui. Qui sentiamo qualcuno camminare, dobbiamo ricordarcelo. Ok, giusto per scaramanzia... vai, si comincia con i tasti sbagliati. Giusto per scaramanzia, diamo un occhio alle pinze, alla sua descrizione, non è niente di importante. È un paio di grosse pinze come quelle per prendere il pane. Usa. Qui non le posso usare. Eppure la chiave è qui. È caduto qualcosa, piano di libri, non posso neanche spostarli. Sarà che non usi le pinze? Ok. La chiave presa con pinze. Sicuramente la chiave di quel negozio che abbiamo visto chiuso con catena e lucchetto, perché è l'unico posto dove potremmo andare. Vediamo un po'. Questa chiave era stata gettata nel deposito, ho usato le pinze per prenderla. Sulla chiave c'è una targhetta che dice i miei best seller. Sì, è decisamente quel posticino lì. Andiamo. Porca miseria, è proprio qui, era. Porca miseria, si sono moltiplicati. E non ci vedo un cavolo. Qua Helen Bakery. C'è niente in vetrina, no? No. Boutique Marguerite. Caffè. I miei best seller. Apri. Ah, entra. Oddio. Ok. È un negozio di dischi o di libri? Di libri forse. Watercolor. Nessuno dei libri è di particolare interesse. Sono del tipo reperibile ovunque. Ci sono libri particolari. Qui secondo me le citazioni si sprecano, perché io non ve l'ho detto ancora, ma lo davo per scontato, ma stavo sbagliando in realtà, dovevo dirvelo. Anche questo Silent Hill 3 è strapieno zeppo di citazioni a scrittori, soprattutto in particolar modo numero uno a Stephen King e al film Jacob's Ladder, che è il punto, proprio l'opera di riferimento prima di
di Silent Hill, di tutta la saga di Silent Hill, nonché proprio il film da cui hanno proprio preso ispirazione per creare Silent Hill. Se non l'avete visto, guardatevelo. Jacob's Ladder è il titolo originale, in italiano, se non erro, l'avevano cambiato in una maniera ridicola, tipo Allucinazione perversa, mi pare, sì, al titolo italiano, che sembra un porno, non lo so, porno di drogati, è una cosa incredibile, non c'entra niente. E eliminate proprio dalla vostra mente il titolo Allucinazione perversa, è Jacob's Ladder, però. E vi consiglio di guardarlo ovviamente in lingua originale sottotitolato, perché è un filmone, ragazzi, un filmone Jacob's Ladder. C'è qualcosa di interessante qui? Ho l'antologia di Shakespeare 1. Antologia di Shakespeare 4, antologia di Shakespeare 2, antologia di Shakespeare 3, antologia di Shakespeare 5. Avendo trovato l'antologia di Shakespeare, a me è rivenuta in mente una cosa allucinante, perché tanti anni or sono, quando giocai approfonditamente Silent Hill 3, ovvero nel 2003, io ovviamente, da bravo masochista che non sono altro, come facevo sempre ai tempi e come spesso tuttora faccio quando gioco da solo, non quando devo portare i video per motivi che sapete già, ma quando gioco da solo, gioco sempre in genere alla difficoltà massima nei videogiochi, no? O comunque molto spesso. E così feci anche su Silent Hill 3, difficoltà massima sia nei combattimenti che negli enigmi. Ora io ricordo che se si mette la difficoltà massima agli enigmi di Silent Hill 3, tocca conoscere Shakespeare, ma non. Ah sì, Shakespeare era quello scrittore inglese, bravo, essere o non essere, questo è il dilemma. No, cioè devi proprio conoscere Shakespeare approfonditamente, le sue opere per risolvere questo enigma, perché se no non ce la fai. Adesso noi qui abbiamo un buco, vedete, nella libreria, dove dobbiamo mettere in ordine i libri. Questo è l'unico luogo dove c'è ancora quel posto, del posto. Devo allineare i libri che ho raccolto sul pavimento? Direi di sì. Però per noi è facile, perché se io smetto di aprire la mappa, dicevo, per noi è facile perché abbiamo l'antologia 1, l'antologia 2, l'antologia 3, 4, no? Che li mettiamo in ordine e boh. A difficile, se tu non sai, non conosci proprio Shakespeare, le sue opere, non puoi metterle in ordine perché non c'è antologia 1, antologia 2, antologia 3. Esamina. Vedete, qui abbiamo un numero nel lato 3 e 2, che è sicuramente la combinazione per procedere. Ma prima di mettere in ordine i libri, diamo un occhio. Munizioni, vedete? Diamo un occhio a tutta la libreria. Proiettili. E qua abbiamo employee only con un tasterino numerico. Sì. Non lo sappiamo ancora la combinazione, è inutile tentare. Adesso la scopriamo subito. E qui il gioco proprio ti bastona, proprio in una maniera tremenda, perché indubbiamente l'enigma, sì, diciamo più difficile in assoluto di tutti i Silent Hill, se ovviamente non conosci approfonditamente Shakespeare. Il problema qual è? Che è un enigma che si basa sulle conoscenze personali, non è roba di logica o di interpretazione, ok? In cui uno, anche se non lo sa, ragionandoci arriva. Qua o vai a caso e provi tutte le combinazioni, oppure devi conoscere Shakespeare, se no rimani bloccato qui per non so quanto tempo. E siamo solo all'inizio del gioco, ragazzi, abbiamo appena iniziato a giocare. Pensate che roba, pensate che roba. Devo essere sincero, non è un enigma divertente questo, proprio per il fatto che non ci puoi arrivare, cioè se non conosci Shakespeare sei fottuto. Però è bello. Non è proprio fatto bene, non è super divertente, ma è bello, cavolo. Mi piace molto quando nei giochi fanno queste cose. Allora, cominciamo a mettere in ordine l'antologia di Shakespeare dal primo. È veramente facile così, eh? Cioè, siamo a difficoltà normale. Dove vuoi collocare sullo scaffale il libro? È il primo, l'antologia, iniziamo da qua. No, perché? Perché i numeri è l'ultimo, quindi. Dammi qua. Qui. Proviamo a mettergli il 2 accanto. Sì, ok, sono in ordine inverso. Perché i numeri sono stati scritti al contrario. Ecco perché devo metterli in ordine inverso. Oh, no. Non è in ordine.
Questa sicuramente è una citazione a Shakespeare che io, ammetto la mia ignoranza, non conosco perché non mi è mai piaciuto. Nel senso, lo so che non si può dire che non ti piace qualcosa se non lo conosci, ma nel senso, quando ho tentato di approfondire Shakespeare, sono stato proprio letteralmente respinto. Cioè, nel senso, io e lui non andiamo d'accordo, non mi piaceva, non mi prendeva e quindi non piacendomi non sono mai riuscito ad approfondire la cosa. Quindi magari c'è un motivo per cui sono in quest'ordine qua, 4, 5, 3, 2, 1. Forse c'è un ordine, tipo Guerre Stellari, no? Che la saga è tutta sfalsata, strana, i numeri, non lo so. Questo non so dirvelo, se siete interessati o se lo sapete scrivetemelo nei commenti perché mi fa piacere imparare cose nuove. Comunque il codice è 6582. Very good. Altre cose ci siamo dimenticati? No, non dovrebbe esserci più nulla. No. Sei, cinque, otto, due. Ok, andiamo. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. È buffo però come Heather abbia palesemente ignorato un detective, un poliziotto che viene a parlarti. No, no, non è vero. Un detective privato non è un poliziotto. Però comunque una persona che un minimo di autorità gliela dai, un minimo, insomma, l'ha ignorato bellamente. Addirittura è scappata dalla finestra pur di non parlarci, ma si è fermata a parlare con una pazza vaneggiante del paradiso, Dio, mani insanguinate, il tuo vero io, ricorda il culto, i mostri, la mano di Dio. È un po'. È un po'. Forzatina la cosa, ok? Ma c'è un motivo, ovviamente. E abbiamo visto un altro personaggio, Claudia, molto particolare, Claudia. Da notare che Claudia in principio doveva essere molto diversa esteticamente, ma di questo ve ne parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo un attimo la questione Claudia, giusto un pochino, e procederemo in questa totale e completa follia. Alla prossima.